Si gioca qua al Palaoche di Versiliese il secondo turno di qualificazione del gruppo C per quanto riguarda la Champions League 2022-2023. Si affrontano in questa prima gara di giornata Caldes e Follonica. Il Follonica per smuovere quello zero in fondo che sicuramente non fa onore alla squadra di Sergio Silva. Il Caldes perché dopo aver pareggiato con il Noia e aver perso con il Forte dei Marmi ha ancora una chance. Poi se ne va da solo, cerca di servire Jimenez, non gli riesce, è Francesco Vanini che può tornare avanti per il suolo, mette al centro, tentativo di deviazione, due volte di Davide Vanini, per due volte dice no al portiere, e c'è il contropiede, l'avevamo già visto, ficcante dell'accoppiata Presas-Rodriguez, tanto si scalda anche Marco Pagnini, adesso il tentativo di filtrante, c'è il fallo netto. E ha segnato il rigore a carico del Follonica. Tutto pronto per la battuta, 19:43, 1-0 Caldes. Il tiro la para Barozzi, il palo poi di Rodriguez sulla ribattuta. Derby di Maremma che credo forse per la prima volta nella storia vede il Grosseto abbondantemente davanti al Follonica. Pagnini ci prova, il tiro e il gol. Follonica, la sfera intercettata ma solo momentaneamente da Presas. Poi cerca il gioco in profondità, il gol! Il gol del vantaggio, il filtrante. Francesco Banini cerca di metterlo al centro, Gurri è veramente un monumento in quel senso. Lo ferma e rimposta l'azione d'attacco, Gurri poi supera due avversari, la mette di là e il pari. È un gioco da ragazzi per Jimenez, poi però non riesce nel passaggio e dunque il Follonica può tornare in avanti. Il numero 77 di Didac agganciato da Jimenez, parte, va la conclusione, la pianta dentro e torna in vantaggio. 7 secondi alla fine, giusto il tempo per il tiro che arriva in questo momento e diventa il gol del pari. Quello che sembrava ormai un'azione praticamente finita. Oh, attenzione che è Marco Pagnini che ha la meglio. Marco per Didac, il tiro, il gol, nuovo vantaggio, ancora lui con il numero 77. Servito molto bene da Marco Pagnini. Ancora si lotta con Blanquet. Blanquet fa tutto da solo, l'aggancio di Francesco Vanini. Tutto pronto, il tiro, passa al lato, poi è bravo Irace, poi niente, non può niente sulla terza respinta. E c'è il 4-4, ci prova subito Gonzales, fa buona guardia al portiere. Follonica perde qualche secondo, Bracali se ne va, è agganciato. Ovvio che potrebbe, se in caso il portiere arrivasse a parare, il Caldes si ritroverebbe a giocare questi ultimi 120 secondi con l'uomo in meno. Tanto vediamo se riuscirà nella trasformazione il numero 77. Va al tiro, la traversa, la sfera rimane lì. E beh, Gisbert l'abbiamo già visto nelle altre gare. Didac. C'è una discrepanza di pochi secondi fra tempo effettivo e tempo di gioco per quanto riguarda il gol! Il gol! Marco Pagnini regala questi tre punti a 24 secondi alla fine in superiorità numerica, 5-4 Pagnini. Fine, ci prova Gurri, ancora Erace, la sfera è per il Follonica che se la porta fino in fondo. Il tiro di Francesco Vanini serve solo a dimostrare che c'è il risultato, poi succede un po' di tutto. Di fatto il risultato premia meritatamente a mio avviso il Follonica che passa per 5-4.